buonasera a Peppe Renne, che è un grande chitarrista della tradizione della scuola napoletana. Grande, ti ringrazio. A Campobasso questa sera, in occasione di una mostra, dell'inaugurazione di una mostra che si intitola Tacquini d'artista, nella quale c'è anche una sua performance. Di che cosa si tratta? E spiegaci anche il connubio con Mauro Rea, che è il curatore della mostra. In effetti il tutto è nato appunto da questa idea di collaborare con l'artista Mauro Rea, che peraltro di persona ho conosciuto da non moltissimo tempo. Avevamo in comune un po' delle amicizie, anche l'idea, io avevo visto dei suoi lavori su un social network, diciamo, e mi avevano interessato non poco. Avevo fatto già una musica per un suo lavoro e a lui era piaciuto e quindi abbiamo pensato di sviluppare questa cosa insieme. L'altro lavoro che avevo fatto per lui era basato principalmente sulla musica elettronica, quella di stampo più o meno colto, quindi era un po' più dedicata a un determinato pubblico, esatto, un po' più di nicchia. Questa volta ho cercato di fare un qualche cosa di un po' più tra virgolette pop, quindi miscelando la musica elettronica, dove ci sono ancora dei suoni che bisogna saper cogliere, diciamo, con l'elettronica di stampo un poco più pop, e anche la musica suonata, essendo io più o meno vagamente un chitarrista, la musica suonata con la chitarra. I pezzi sono cinque in effetti e nascono da questi oggetti presenti nella stanza che più o meno mi hanno colpito, su cui ho scritto questi temi musicali, una specie di leitmotiv, insomma, che nel video per esempio si rincorrono, si inseguono e si sovrappongono. Invece nella performance live sono man mano scanditi dal primo ad arrivare al quinto, dove dovrebbe succedere che appunto la stanza viene esposta nella sua interezza. E, più o meno questa è grosso modo l'intenzione che ho cercato di riproporre. Il perché della musica elettronica probabilmente è da ricercare anche in un'idea che Mauro ha riguardo al futurismo, logicamente. Il futurismo italiano, che comunque in qualche maniera non è da legare per forza a una determinata filosofia politica, ha influenzato non poco il concretismo francese di Pierre Charfer, per esempio. E di conseguenza tutta la branca della musica elettronica da lì nata, no? Dalla musica concreta alla musica elettronica, quella di Colonia, ad arrivare a parli di Stockhausen e di Stockhausen, ad arrivare alla computer music, alla fine, sì. Che è quella che oggi più o meno facciamo, alla musica elettroacustica cosiddetta. E quindi c'è stato anche quest'altro connubio, Mauro futurismo musica elettronica, che ha portato a questa idea qua di collaborazione. Senti Peppe, i tuoi programmi e i tuoi progetti attuali e futuri? Allora, vorrei riprendere, tempo permettendo, la pubblicazione del mio quarto album da solista. Ho cominciato a lavorarci, purtroppo, o per fortuna, diciamo, si sono accavalate altre cose, per cui ho dovuto un attimino metterlo da parte. Spero però per l'anno prossimo di chiudere questo altro capitolo, sperando che possa piacere. Benissimo, grazie per il tuo contributo e ci sentiamo dopo per la performance. Grazie. Ciao. Ciao.